I fermi del tram dall'avvio della tratta veneziana viaggiano ormai verso quota 200, troppi per pensare che si possa continuare così. E sui social network spunta l'idea, provocatoria ma sempre meno irrealistica, di un referendum tra la popolazione per mandare per sempre in pensione questo sistema di trasporto. Se i cittadini sono arrabbiati, non posso dar loro torto, concede l'assessore alla mobilità Renato Boraso, che da più grande avversario del tram si è trovato nell'incomoda posizione di dover gestire un'opera non certo voluta dall'attuale amministrazione. Purtroppo io sono molto amareggiato, lo dico per i nostri concittadini, che anche il sindaco è molto preoccupato, perché noi dobbiamo garantire un servizio alla nostra concittadinanza. Contro l'ipotesi di una dismissione del mezzo ci sono naturalmente gli oltre 200 milioni già spesi per quest'opera, che potrebbero essere recuperati soltanto in parte dall'attuazione del piano B, sostituire la rotaia elettrificata con un sistema di filobus per il quale sarebbero inevitabili nuove spese, proprio mentre la Corte dei Conti è impegnata negli accertamenti su cosa abbia fatto lievitare i costi oltre ogni ragionevole previsione.